Cominciamo insieme una nuova giornata, cari amici, bentrovati su Padre Pio TV. Questo è Just Today, il programma in onda ogni giorno, subito dopo la celebrazione eucaristica fino alle ore 10. In questo venerdì saranno tanti motivi per cui riflettere a partire dalle suggestioni e dai suggerimenti che ci vengono dalla giornata, ma anche dai tanti eventi che nella stagione estiva, nello specifico, accadono in giro per l'Italia. Stamattina ci recheremo nella città natale di Padre Pio, Pietrelcina, perché la cittadina si sta preparando ad ospitare un evento importante. Avremo qui ospite in studio Fra Daniele Moffa, che ci spiegherà le ragioni e il senso del pellegrinaggio della Madonna delle Lacrime, del reliquiario della Madonna delle Lacrime, che comincerà domani nella città natale di Padre Pio. E poi ancora avremo l'opportunità di riflettere su una figura di santità importante, Enrichetta Beltrame Quattrocchi, la figlia dei coniugi, dei beati coniugi Beltrame Quattrocchi, che è in cammino verso la santità e che pochi giorni fa, di cui pochi giorni fa abbiamo ricordato l'anniversario della morte. E poi ancora andremo nella cucina dello chef Max Di Maggio per vedere cosa ci ha preparato e ancora tanti, tanti altri contributi. Vogliamo partire con la consueta immagine che viene dal sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie in questa giornata estiva. Come ormai tutti quanti abbiamo avuto modo di capire anche da questo spazio in diretta, l'estate ormai è arrivata e a San Giovanni Rotondo davvero fa molto molto caldo e dunque siamo contenti che il caldo sia arrivato. Domani poi tra l'altro a San Giovanni Rotondo ci sarà la festa patronale, dunque ci sono tanti motivi per, ecco, essere qui, non solo per recarsi da Padre Pio, ma anche per stare tutti insieme e fare festa nel cuore della cittadina garganica, della nostra città. Vogliamo ricordare le nostre consuete informazioni tecniche, le nostre piattaforme per collegarvi con noi attraverso i social e i vari device, con la pagina Facebook Padre Pio TV, la pagina Instagram, il canale YouTube, la pagina Twitter e il nostro sito internet www.padrepio.tv per vedere anche in streaming il nostro canale. E ricordiamo come sempre l'appuntamento che ormai è imminente del perdono del Gargano attraverso la pagina social dedicata, che funge ovviamente da piattaforma per le varie comunicazioni che vengono stilate dall'organizzazione. Ecco, per i partecipanti è obbligatorio compilare il modulo di iscrizione che già abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi e che viene riproposto all'attenzione attraverso un post dedicato per questioni di sicurezza, ovviamente, e per ovviamente anche organizzare al meglio il tutto. Il tutto ovviamente sarà accompagnato, come abbiamo avuto modo di ripetere nel corso delle giornate, dalla reliquia del Beato Rosario Livatino, che sarà presente qui a San Giovanni Rotondo nei giorni del 30 giugno e del 1 luglio, i giorni dedicati al perdono del Gargano. Ricordiamo anche il nostro numero di telefono WhatsApp 331-737 8033 per inviarci le vostre fotografie del luogo da cui ci state seguendo. Eccolo qui in sovrimpressione. Saremo contenti di condividere le foto con i nostri telespettatori che sono collegati attraverso Padre Pio TV. E allora, esaurite le informazioni tecniche, passiamo alla prima rubrica del giorno, che è dedicata alla santità ed è curata da Fra Italo Sant'Agostino. Vediamo insieme. Pace e bene, bentornati. Oggi, 23 giugno, ricordiamo San Giuseppe Cafasso e ascoltiamo la sua vita. Giuseppe Cafasso nasce a Castelnuovo d'Asti, lo stesso paese di San Giovanni Bosco, il 15 gennaio 1811. Dopo gli studi teologici e l'ordinazione presbiterale, fa il suo ingresso nel luogo che per lui resterà la fondamentale ed unica tappa della sua vita sacerdotale, il convitto ecclesiastico di San Francesco d'Assisi a Torino. Sulla scia di Don Bosco, San Giuseppe Cafasso si spese nella formazione dei giovani sacerdoti affinché a loro volta diventassero formatori di altri preti, religiosi e laici. Il ministero di Giuseppe Cafasso, inoltre, era caratterizzato per l'attenzione agli ultimi, in particolare ai carcerati, che finivano per essere conquistati da quell'amore sincero, la cui origine era Dio stesso.
Quanti avevano la grazia di stargli vicino ne erano trasformati in altrettanti buoni pastori e invalidi confessori. Indicava con chiarezza a tutti i sacerdoti la santità da raggiungere proprio nel ministero pastorale. Privilegiati in maniera particolare erano i condannati a morte, a cui Giuseppe Cafasso dedicava le sue attenzioni. Li accompagnava al patibolo, dopo averli confessati ed aver amministrato loro l'Eucaristia, fino all'ultimo respiro della loro esistenza terrena. Morì il 23 giugno 1860, dopo una vita offerta interamente al Signore e consumata per il prossimo. San Giuseppe ha avuto una cura molto particolare per quelli che sono stati condannati a morte, quelli che dovevano subire una pena capitale, la pena di morte. Che cosa dice però il nostro catechismo, quello della Chiesa Cattolica, sulla pena di morte? Perché sostanzialmente l'opinione pubblica inizia a vederla da un po' di tempo già come qualcosa di molto negativo, qualcosa da evitare. Ma noi sappiamo bene che in alcuni stati del mondo la pena di morte è assolutamente accettata, accolta, anzi a volte è anche richiesta a gran voce da tante persone che fanno manifestazioni proprio perché chiedono l'esecuzione del condannato. Ebbene, il nostro catechismo nel numero 2267 si esprimeva così: l'insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte. Però c'è una condizione: la Chiesa dice non escludiamo per tradizione che possa avvenire la pena di morte, però quando questa fosse l'unica via praticabile per difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita degli esseri umani. Vedete un po', il nostro catechismo contempla la Chiesa di morte e la pena di morte, e lo fa però con una condizione: deve essere l'unica soluzione possibile per difendere dall'aggressore la vita degli esseri umani. Ebbene, non è più così da Papa Francesco in poi, perché questo numero del catechismo è stato modificato proprio sulla riflessione che ormai, con tutti i mezzi che abbiamo di detenzione sicura e soprattutto anche di sostegno e recupero psicologico, ecco, non è più possibile questa condizione che sia l'unico mezzo possibile la pena di morte. E adesso questo numero recita: per molto tempo il ricorso alla pena di morte da parte della legittima autorità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche se estremo, per la tutela del bene comune. Oggi è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Vedete che belle che sono queste parole. La dignità della persona, che viene dall'immagine di Cristo, dall'immagine di Dio che ha dentro, non è sminuita dal male che essa compie. Inoltre, si è diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello Stato. Infine, sono stati messi a punto sistemi di detenzione più efficaci, che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini. Ma allo stesso tempo non tolgono al reo in modo definitivo, questo è molto importante, la possibilità di redimersi. Pertanto la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che la pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità della dignità della persona. Queste sono proprio le parole di Papa Francesco, e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo. Allora uniamoci alla preghiera per tutti i fratelli detenuti in questo momento che attendono purtroppo la loro esecuzione, ma anche preghiamo che il cuore della società si ammorbidisca nei loro confronti e magari elimini dal proprio ordinamento giuridico questo atto veramente triste che segna un fallimento della giustizia e della realizzazione sociale dell'umanità. Preghiamo quindi San Giuseppe Cafasso affinché interceda per noi. Grazie Fra Italo, abbiamo ascoltato dalla vita di San Giuseppe Cafasso anche la vicinanza di questo santo a Don Giovanni Bosco, il santo patrono della gioventù. E a proposito di gioventù, e visto che mancano solo 40 giorni alla giornata mondiale di Lisbona, ieri Papa Francesco ha voluto far pervenire ai ragazzi che si stanno preparando a questo appuntamento un video messaggio che vogliamo ascoltare insieme.
a ustedes todos jóvenes que o se están preparando para ir a Lisboa o van a seguir la jornada desde lejos. Pero la jornada es un punto de atracción para todos. En este momento es el punto donde todos tenemos que mirar. Los jóvenes tienen que mirar. A ustedes jóvenes, adelante. Faltan 40 días, como una cuaresma, hasta llegar al encuentro de Lisboa. Yo estoy preparado, ¿eh? Yo ya tengo todo en la mano porque tengo ganas de ir. Algunos piensan que por la enfermedad no puedo ir, pero el médico me dijo que puedo ir. Así que voy a estar con ustedes. Adelante, los jóvenes. Y no le hagan caso a aquellos que reducen la vida a ideas. Pobre gente, han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro. Recen por ellos. Pero ustedes con toda la vida, con los tres lenguajes de la vida, el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de la mano. El lenguaje de la cabeza para pensar claramente lo que sentimos y lo que hacemos. El lenguaje del corazón para sentir bien profundamente lo que pensamos y lo que hacemos. Y el lenguaje de las manos para hacer con eficacia lo que sentimos y lo que pensamos. Adelante, coraje y hasta Lisboa. E dunque alla giornata mondiale della gioventù di Lisbona, Papa Francesco, abbiamo visto dal video, è già pronto con il suo zaino, però ovviamente dobbiamo continuare a stargli vicino con la preghiera per il suo stato di salute, perché tutti sappiamo che il Papa ha subito un delicato intervento chirurgico nei giorni scorsi e dunque è importante che si ristabilisca appieno per poter essere giovane tra i giovani nel corso di questo impegno davvero importante che subito dopo la pandemia, dunque sarà un raduno sicuramente numeroso, sarà un raduno davvero che vedrà insieme un consistente numero di persone. E allora noi adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi dopo pochi istanti di pausa ritorneremo insieme. Seconda parte di Just Today, ritorniamo in diretta cari amici e ci mettiamo all'ascolto di quella che è la pagina di storia odierna, vediamo. Giugno 1926, nasce Arnaldo Pomodoro. Dopo le prime esperienze nel campo della scenografia e dell'oreficeria, si trasferisce a Milano, dove espone nel 1955 alla Galleria del Naviglio, una serie di grandi sculture in cui è già presente un percorso poetico e filologico personale, con soggetti ricorrenti come la sfera, spaccata e penetrata dallo spazio in una serie di segni. La sua ricerca, prevalentemente informale, si serve di materiali come piombo, stagno, zinco, assemblati anche attraverso procedimenti industriali. Nelle sue opere scultoree rimane fondamentale, accanto alla ricerca tecnologica, la componente artigianale. Orme tridimensionali, colonna, sfera, cubo, ruota, nelle quali i contrasti interno-esterno, vuoto-pieno, erosione, politezza, si compongono in unità formale con spazialità nuove, a sconfinare nell'architettura e nell'urbanistica. Le sue opere, premiate in ambito internazionale, oltre che conservate nei musei, hanno trovato collocazione in spazi pubblici di grande rilevanza simbolica, nel cortile della Pigna dei Musei Vaticani, nella sede parigina dell'UNESCO, nelle piazze di città come New York, Milano, Dublino, Mosca, Copenaghen, ma anche negli spazi aperti di tante città di provincia. Nel 1990 gli è stato conferito il Premium Imperiale dalla Japan Art Association. Nel 1996 ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. E
Per i primi aggiornamenti, le prime notizie di questo 23 giugno, dall'altra parte dello studio è pronta Maria Pia Picciafuoco. A te Maria Pia, buongiorno. Buongiorno, ancora una volta grazie, rigorosamente in diretta anche questa mattina, in cui devo dire ho con delusione constatato che il rapporto di aiuto alla Chiesa che soffre è stato rilanciato assai poco dai media, non solo i media italiani ma anche i media internazionali dovrebbero interessarsi maggiormente. Noi tra l'altro faremo anche un approfondimento nei prossimi giorni in Just Today, però intanto vi riassumo quello che molto bene è scritto come lancio dell'agenzia SIR. La libertà religiosa è stata violata in paesi in cui vivono più di 4,9 miliardi di persone. Vedete, si tratta già del 16° rapporto, aumenta anche il controllo sociale e non è decisamente un elemento positivo. Come vedete c'è una sorta di planisfero con i colori rosso e arancio in particolare, dove la situazione è la peggiore. In 61 paesi sono state riscontrate gravi violazioni della libertà religiosa nei confronti dei cittadini. Il rapporto, vi ricordo, è sempre a cura di questa che è una fondazione pontificia, tant'è che è stato presentato all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Analisi globale che valuta lo stato di questo diritto umano fondamentale per i fedeli di tutte le tradizioni religiose. Il nostro governo ha mandato comunque un messaggio, questo lo voglio segnalare. Tre le categorie in cui i paesi sono suddivisi: rossa, arancione e sotto osservazione. La categoria rossa è, ecco, state distinguendo, credo, dalla Russia dalla Cina, scusate, all'India, all'Iran, all'Arabia Saudita, paese sempre più importante nello scacchiere internazionale, la Libia, che ovviamente noi conosciamo per tanti altri motivi. Il vicino Egitto invece è arancione, così come la Turchia, così come il Kazakistan e tanti altri paesi del sud-est asiatico. Eppure, appunto, come ci spiega questo rapporto, c'è una vera e propria persecuzione in 28 paesi, quelli colorati in rosso, pari al 51% di persone della popolazione mondiale che appunto possono essere sottoposte a quella che è chiamata persecuzione. Arancione significa invece qualcosa di più attenuato. Qui è definita discriminazione. 33 paesi in cui si è registrato un notevole cambiamento nel biennio di revisione, perché questo rapporto è biennale appunto, e mentre ci sono altri paesi per i quali c'è da considerare appunto che le cose non vanno al meglio, però sono semplicemente definiti sotto osservazione. E poi dobbiamo ritornare appunto a ricordare che c'è anche una combinazione d'attacchi terroristici. Guardate l'Africa per esempio, noi quante volte la fascia centrale, i paesi come il Chad, ma anche la Nigeria, anche il Sudan e la Repubblica Democratica del Congo, purtroppo il Mozambico. Il Mozambico è quello che ha un perimetro, dei confini che sono più frastagliati, ed è un paese per il quale dopo tanti anni la comunità di Sant'Egidio era riuscita, ovviamente con gli attori internazionali in testa, a ottenere la pace dopo oltre un ventennio. Eppure adesso le cose sono cambiate. Quindi l'Africa e l'Asia, come vi dicevo, in primo piano. Poi sale la cultura dell'impunità, così denuncia ACS, complice la risposta silenziosa della comunità internazionale alle atrocità commesse da regimi come Cina e India. E duole appunto che anche l'India, che noi giustamente annoveriamo
tra comunque le grandi democrazie, cosa che non si fa decisamente con la Cina. Pensate che proprio nelle ultime ore Joe Biden, per aver definito Xi Jinping un dittatore, è stato considerato autore dell'ennesima gaffe a livello appunto planetario. Invece per quel che riguarda l'India troviamo appunto atrocità contro la libertà religiosa, nonostante appunto abbia una carta costituzionale molto diversa, ad esempio, dalle carte fondamentali della Cina o dell'Iran stesso. E cresce la persecuzione anche dei musulmani, non soltanto quindi dei cristiani, anche da parte di persone della stessa religione, ad esempio in Cina contro gli uiguri, ma anche contro i musulmani, diciamo, meno irrigiditi su alcune posizioni in India. In Myanmar si subisce ancora discriminazioni, nonostante tutte le battaglie, anche a cura di un Nobel recente, quello di una donna scesa in politica grazie ai suoi studi in Occidente, Aung San Suu Kyi, che ha sposato anche un occidentale, un britannico. E inoltre non mancano, ahimè, e qui davvero la storia fa molto male, oltre che la cronaca, i crimini di odio antisemita segnalati anche nei nostri paesi europei. Riportati nel rapporto, sono aumentati da 583 nel 2019 a quasi il triplo, 1378 nel 2021. E poi c'è tutta la questione del controllo sociale, come vi dicevo, cioè come una sorta di sistema di sorveglianza di massa sui gruppi religiosi. Ma noi oggi dobbiamo, restando sempre in ambito internazionale, anche rilanciare una notizia di Vatican News. Hai parlato già, Leonardo, del Papa, ma voglio aggiungere che c'è stato un incontro in cui il Papa ha ribadito la vicinanza e ha chiesto più carità verso gli ucraini, questo paese martoriato. Quante volte ha usato questo aggettivo il Papa, questo aggettivo che dovrebbe commuoverci. L'occasione qual è stata? L'incontro con i componenti della riunione Opere per l'aiuto delle chiese orientali della Conferenza dei Giovani. Sono stati in plenaria nei giorni scorsi. Il Papa si è detto molto contento di questa visita e ha consegnato un lungo testo nel quale ribadisce appunto il suo grazie per la solidarietà fattiva di un organismo che aiuta a risanare le ferite ed è come una carezza sul volto di chi soffre. Ecco, prima non avevo citato l'Eritrea, ma anche lì la situazione, così come in Etiopia, della libertà religiosa certamente non è ottimale. Ma adesso dobbiamo anche necessariamente darvi gli aggiornamenti su quello che è un caso che, come dire, i francesi dicono bon gré mal gré, cioè in ogni caso, sia che ci interessasse davvero, sia che non ci interessasse poi a fondo, sta facendo parlare il mondo intero. Il caso del sommergibile, che in cui c'erano mini sommergibile con caratteristiche appunto di gita turistica, dobbiamo dire così, in cui c'erano dei super ricchi che volevano andare a vedere il relitto del Titanic, di cui noi vi abbiamo parlato, abbiamo citato in diverse pagine di storia quell'evento terrificante. Pensate che tra i morti, purtroppo, tra l'altro, c'è anche questa coincidenza di un discendente di una persona che morì proprio lì, quando ci fu appunto l'affondamento di questo super transatlantico, purtroppo al viaggio inaugurale. Su Rai News trovate tutti i dettagli. Ocean Gate è la società che appunto ha organizzato questo viaggio e ci ha dato la conferma, ma tutti lo avevamo capito nelle ultime ore, che sono morti tutti, che non c'è niente da fare per salvare queste cinque persone e che è accaduto per il più banale, se vogliamo, o classico dei motivi, cioè la pressione del mare e degli oceani in questo caso ha fatto implodere il mezzo. C'è un aggiornamento dalla DN Kronos che dice addirittura che la Casa Bianca si è scomodata
ha voluto esprimere il suo lutto con vicinanza alle famiglie di tutte le persone che sono morte sul Titan, pensate, si chiamava proprio così. In una nota si legge che negli ultimi giorni hanno attraversato un calvario straziante, li teniamo nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere. E poi comunque la Casa Bianca ha ringraziato tutti coloro, e sono stati davvero tanti con mezzi imponenti, che hanno partecipato alle ricerche di questo che, se vogliamo, dal punto di vista generale, più che sommergibile, è un batiscafo, cioè uno scafo che va in profondità. Lo stiamo vedendo anche il titolo dell'ADN Kronos, appunto. Non c'è altro da aggiungere se non appunto che sui social in questi giorni molti hanno detto forse dovremmo fare altrettanto per cercare di salvare tante altre persone che purtroppo in questo periodo, nel tentativo di salvarsi, cioè non per vacanze, non per curiosità turistica, affrontano delle traversate in una maniera anche molto pericolosa. Ma su questo lasciamo innanzitutto la potenza della preghiera e poi ovviamente lasciamo a voi il giudizio. È il momento di restituire la linea. Grazie Leonardo. Grazie, grazie Maria Pia. Ci risentiamo allora eventualmente più tardi, perché ora è il momento di fermarci per la pubblicità. Ritorniamo in diretta e adesso ci mettiamo all'ascolto di una testimonianza che è tratta dal programma Il Sabato del Convento condotto da Paola Russo, riguardo ovviamente al rapporto dei due ospiti che stiamo per vedere con Padre Pio. Sicuramente li riconoscerete. La fiamma che siamo riusciti ad arrivare a creare questo brano che ogni volta che ascoltiamo ci tocca veramente l'anima in tutti i sensi. E noi ringraziamo fortemente Padre Gerardo De Flumeri e per averci dato questo avallo, questo timbro che ci faceva sì che questo brano fosse un brano giusto, sì, per Padre Pio, ufficiale, perché proprio era stato scritto per la beatificazione proprio di San Pio, di Padre Pio, quindi in quel momento per noi è stata anche una giornata fantastica, il momento della beatificazione, perché eravamo presenti sul Sagrato ad assistere a questa fantastica cerimonia. Se riuscite a vedere, non so se si riesce bene, qui sì. Io col dito, vediamo. Aspetta, che sì, sì. Vado a speculare. La, ecco. No, dall'altra parte. Sì, 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 vediamo questo quadro con una pergamena. Quella è una pergamena, esatto. Ed è il ricordo del matrimonio di quel 18 febbraio, era Sanremo, 18 no, ottobre del 1999. C'è da spiegare una cosa. No, ragazzi, sì, no, non è stata semplice organizzare il matrimonio diviso in tre manche. No. È stata una tutta il matrimonio, sì, perché ovviamente io sono veneta, lui è romano, quindi io ho parenti in Veneto, lui ha parenti a Roma e dintorni, Cisterna di Latina, insomma, Rieti e quant'altro. Anche abbiamo fatto il fidanzamento a Rieti prima del matrimonio, quindi a settembre, e quindi organizza anche lì la situazione, la chiesa, il ristorante per tutti gli amici e parenti. Poi abbiamo fatto il matrimonio 18 ottobre giù a San Giovanni Rotondo in pellegrinaggio con i fedeli proprio di Vitigna, siamo partiti con due pullman capitanati appunto da Irene Gaeta e siamo andati giù a San Giovanni Rotondo sposati da padre Luciano Lotti, Don Miguel, che adesso è in Spagna, e lì abbiamo fatto questa cerimonia e poi, cioè, in maniera molto francescana. Una settimana dopo abbiamo rinnovato ancora il la promessa. Il 23 ottobre invece siamo tornati in Veneto e abbiamo fatto la festa con il rinnovo delle promesse, quindi la cerimonia, altro benedizione, diciamo, del matrimonio qui in Veneto. Quindi tre matrimoni in uno. Beh, una scelta davvero singolare, anche perché... Coraggiosa. Bisogna essere davvero innamorati del luogo e di Padre Pio.
no? per fare sì, questo. Ma sappiamo che pare Luciano... Luciano la cosa bella, scusami ti interrompo, è stata proprio all'interno della chiesetta antica. Sì. E poi attraverso questo pellegrinaggio, cioè un vero e proprio pellegrinaggio francescano, cioè realizzato proprio con i pullman, quindi siamo arrivati giù e abbiamo mangiato a Santa Maria delle Grazie, se non ricordo male, abbiamo soggiornato anche là, se non ricordo male, il ristorante. Sì, sì, eravamo lì in albergo. Esatto, quindi insomma è stata una cosa molto, molto semplice, ecco, nella semplicità proprio della... E pioveva, tanto pioveva. Vero. Davvero interessante questa testimonianza e adesso è il momento della rubrica Chiedi a noi. Le polizze vita sono davvero al sicuro dai pignoramenti? Lo chiediamo all'avvocato Enrico Candiani. Spesso i clienti ci chiedono se le polizze vita da loro sottoscritte sono al sicuro, ossia se possono stare tranquilli di fronte alle pretese di eventuali creditori. Le polizze vita sono davvero impignorabili, come si sente dire e come spesso gli agenti assicurativi promettono ai loro clienti per mettere al sicuro i capitali? Ecco, vediamo come la pensano i giudici in questa materia. Il Codice Civile dichiara espressamente non pignorabili le polizze vita. Tale scelta fatta dal legislatore è sicuramente apprezzabile perché le polizze vita hanno, o meglio avevano, una chiara funzione previdenziale. Le polizze vita sono essenzialmente di due tipi, caso vita e caso morte, e vediamo che cosa significano queste due diverse definizioni. Le polizze vita caso morte sono quelle nelle quali la polizza paga ai beneficiari una somma di denaro se durante il contratto l'assicurato muore. È il tipico strumento previsto per proteggere le famiglie o figli piccoli quando il reddito è prevalentemente o esclusivamente generato da un singolo soggetto che è quello che sarà l'assicurato. Il diverso caso invece delle polizze cosiddette caso vita, la polizza paga all'assicurato una somma o una rendita mensile se al termine del contratto l'assicurato è ancora in vita. In questo secondo caso, la polizza rappresenta uno strumento assimilabile a un accantonamento pensionistico o a un trattamento di fine rapporto, il cosiddetto TFR, costruito pazientemente dall'assicurato attraverso le rate annuali oppure attraverso un capitale iniziale che viene immediatamente versato alla compagnia assicurativa. Dunque, tutto bene? Non proprio. Nel corso degli anni le compagnie assicurative hanno iniziato a proporre al mercato polizze sempre più complesse ed elaborate che si legano in modo più o meno stretto con investimenti sul mercato finanziario. Spesso polizze legate, e infatti si usa la parola inglese linked, a fonti di investimento finanziario. Ebbene, i tribunali e la Corte di Cassazione si sono trovate di fronte a creditori dell'assicurato che non hanno accettato passivamente il principio della non pignorabilità delle polizze fatte in questo modo e hanno invece chiesto ai giudici di poter soddisfare le loro ragioni, quindi i loro crediti, anche su queste polizze. La Corte di Cassazione, ma anche numerosissimi tribunali in primo grado, hanno oramai saldamente stabilito dei paletti e dei limiti al divieto di pignorabilità delle polizze vita. Illuminante è una recente sentenza del Tribunale di Palermo perché ripercorre in maniera esemplare lo stato della giurisprudenza in materia.
E che cosa dice in sostanza? Nelle polizze di tipo classico, l'assicurato mira a garantire la disponibilità di una somma ai familiari al momento della propria morte e il rischio di perdita di capitale è sostanzialmente pari a zero, posto che l'importo da erogare alla morte o in caso di vita alla fine del contratto è predeterminato dall'inizio. Invece, nelle polizze a contenuto finanziario, il contraente conferisce una specie di mandato di gestione del denaro investito e così ottiene solo il diritto al risultato della gestione, che non è in nessun modo predeterminato, ma viene invece influenzato dall'andamento del mercato e dei titoli investiti e così via. In particolare, il riferimento è alle cosiddette polizze unit e index linked, il cui rendimento nel primo caso è parametrato all'andamento di fondi comuni di investimento, nel secondo caso a vari indici di vario tipo, generalmente indici di titoli azionari. L'elemento caratterizzante tale tipologia di polizze è quindi il rischio finanziario, che nelle cosiddette linked pure grava interamente sull'assicurato, poiché la compagnia non garantisce né la restituzione del capitale né eventuali rendimenti minimi. Sulla base di questi elementi, la giurisprudenza ha chiarito che il contratto di assicurazione sulla vita è tale, e quindi impignorabile, solo qualora rechi la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza. Detto in altre parole, in mancanza di previsione di rendimenti minimi garantiti, ovvero della garanzia di restituzione almeno del capitale versato, il rischio è posto totalmente a carico dell'assicurato. Quindi, se non c'è questo elemento essenziale rappresentato dalla garanzia della restituzione del capitale, quindi somme o rendimenti garantiti, il contratto si deve intendere come un investimento finanziario. Posto dunque che tali contratti sono polizze solo di nome ma non di fatto, i capitali investiti in tali tipi di contratti sono stati considerati pignorabili come qualunque altro credito, come se fosse un normale investimento in titoli, in conti correnti e quant'altro. Pertanto, se avete un portafoglio di polizze di questo tipo o se vi vengono proposte dagli assicuratori o soprattutto dalle banche, prima di accettare questo tipo di contratti, qualora il vostro intento sia quello di proteggervi da eventuali pignoramenti futuri, dovete rivolgervi a un avvocato onde valutare attentamente se questi contratti siano o meno idonei a proteggere il vostro capitale da eventuali creditori. Ritorniamo ancora insieme. Questa mattina vogliamo parlare di un momento di devozione importante che coinvolge la città natale di Padre Pio, Pietrelcina, e abbiamo con noi ospite nei nostri studi Fra Daniele Moffa. Buongiorno, ben trovato Fra Daniele, grazie per essere con noi. Pace bene a tutti voi. Allora, l'evento di cui vogliamo parlare, che comincerà domani 24 giugno, è la presenza del prezioso reliquiario della Madonna delle Lacrime direttamente dal santuario di Siracusa nella terra natale appunto di Padre Pio. Stiamo vedendo già alcune immagini che insomma riassumono quello che è un po' il senso di questo momento così importante. Allora ti chiederei, Fra Daniele, di farci capire un po' il senso anche ai nostri telespettatori di quello che accadrà a partire da domani a Pietrelcina. Sì, domani, come hai già accennato tu, vivremo
l'inizio di questi giorni intensi di preghiera e di intercessione, così come li abbiamo voluti chiamare e definire, per la terra di Padre Pio e per, non solo per la comunità parrocchiale che li vive, ma anche per tutti i pellegrini che nel weekend, diciamo, affollano il nostro santuario. Accoglieremo, ecco, il prezioso reliquiario che contiene un po' i segni di quella lacrimazione che la Madonna ha voluto, no, ha voluto dimostrare, ha voluto donare ai suoi figli spirituali, a tutti coloro che, ecco, si affidavano a lei a Siracusa, no? Negli anni 50. Uh-huh. Sappiamo bene come è avvenuta quella lacrimazione, sappiamo bene il luogo dove è avvenuto. Ecco, mi piace sottolineare questo, che la Madonna ha pianto in una casa di gente semplice, in una casa, diciamo, di una famiglia che stava attraversando anche un momento delicato della propria esperienza matrimoniale, perché questi due giovani coniugi che si erano sposati da pochi mesi, stiamo negli anni 50, no? Nella Sicilia degli anni 50, si erano sposati da pochi mesi, la donna, lei, Antonina, stava vivendo una gravidanza abbastanza difficile e aveva delle perdite della vista. Ad un certo punto la vista scompare del tutto, poi quando la mattina del 29 agosto del 53 la vista ricomparirà definitivamente, ecco che vede questo quadretto del Cuore Immacolato di Maria che lacrima, e questo reliquiario che noi ospiteremo raccoglie proprio in un tubetto di cristallo, raccoglie una delle ultime lacrimazioni della Madonna, e poi sotto c'è tutto, ecco, l'ovatta, un po' la stoffa con il quale la famiglia, i giovani coniugi hanno asciugato le lacrime sul volto del Cuore Immacolato di Maria. Fra Daniele, saranno tre giorni di preghiera, di riflessione, a partire ovviamente da questo evento prodigioso che tu ci hai descritto. Chiedo alla regia di far vedere un po' il programma della tre giorni, della presenza di questo reliquiario a Pietrelcina. Eccolo qui, grazie. Lacrime di intercessione, lacrime d'amore, lacrime di fedeltà sono le tre tematiche, sì, che accompagneranno un po' la tre giorni nella terra natale di Padre Pio. Celebrazione eucaristica, come vediamo dal programma, momenti di riflessione, il tutto nel segno di Maria. Alle tue lacrime Gesù nulla rifiuta, questo è anche un po' il leitmotiv, potremmo definirlo così, che accompagna questa tre giorni. Vorrei far vedere anche ai nostri amici un dipinto, l'abbiamo visto prima di passaggio, ma adesso eccolo qui, lo vogliamo approfondire con Fra Daniele. Questo ritratto, questo dipinto che un po' riassume la devozione di Padre Pio nei confronti di Maria e nello specifico anche della Madonna delle Lacrime, del santuario di Siracusa che a Padre Pio era caro. Sì, questo è un dipinto fatto proprio per l'occasione, è stato realizzato da un artista siciliano che si chiama Carmelo, anche un mio caro amico, e abbiamo pensato insieme, no, di ritrarre questo legame di Padre Pio verso la Madonna delle Lacrime, verso il Cuore Immacolato, e ci sono due elementi importanti al di là delle due immagini, diciamo, dominanti, la Madonna e Padre Pio. Ci sono due segni, prima di tutto quelle lacrime che fanno un po' da cornice, da contorno al dipinto, che indicano non solo le lacrime della Madonna, ma indicano tutte le lacrime dell'umanità, potremmo dire, no? Le lacrime che vengono affidate ogni giorno al Signore, alla Madonna, ma soprattutto anche nei nostri santuari, a Pietrelcina come a San Giovanni Rotondo, la gente viene per affidare le proprie lacrime e quindi lì sono impresse, potremmo dire, le lacrime dei nostri pellegrini. E poi c'è un particolare molto bello che forse è poco conosciuto: nelle mani di Padre Pio c'è un fazzoletto, e questo fazzoletto ha un duplice significato, certamente la figura di Padre Pio come intercessore, no? Come colui che ha asciugato e continua ad asciugare tante lacrime, però mi ha comunicato il rettore del santuario di Siracusa che quando Padre Pio ha saputo della notizia della lacrimazione della Madonna negli anni 60, lui stesso inviò alla famiglia che ospitava il quadretto della lacrimazione, inviò un suo fazzoletto con un suo autografo, con una sua lettera, insomma, alla famiglia Iannuso. Ecco, donò un fazzoletto, non sappiamo per quale motivo, il rettore ancora non mi ha detto, ecco, in maniera specifica perché Padre Pio donò il fazzoletto, chissà, forse lo voleva indietro, ecco, con le lacrime della Madonna, forse come segno della sua presenza e della sua vicinanza. Fatto sta che Padre Pio
Ecco, aveva donato questo fazzoletto alla famiglia Iannuso, che era la famiglia protagonista della, della lacrimazione. E poi negli anni a seguire ci sono tante testimonianze, no, del legame di Padre Pio verso la Madonna delle Lacrime. Ci sono tante santini, tante immagini, no, che noi conosciamo, abbiamo visto tante volte, dove Padre Pio lascia, ecco, la sua dedica ai suoi figli spirituali sull'immagine della Madonna delle Lacrime. Ecco, la Madonna ti consoli, la Madonna ti dia pace, la Madonna asciughi le tue lacrime. E questo Padre Pio era innamorato della Madonna, certo. Non possiamo pensare a Padre Pio senza la presenza di Maria nella sua vita e soprattutto, ecco, la presenza di questa immagine che ha lacrimato. E sappiamo bene come anche nella vita di Padre Pio le lacrime siano state, ecco, diciamo, un continuo, siano state anche l'immagine della sua preghiera fin da giovane, da novizio a 15 anni ebbe il dono, no, della lacrimazione come motivo di compassione nei confronti della passione di Cristo. Ecco, noi a Pietrelcina in questi giorni vorremmo sottolineare, da domani vorremmo sottolineare tutto questo, ecco, come Padre Pio e la Madonna insieme possono ancora oggi dare un messaggio di consolazione e di speranza a tutti coloro che piangono, ecco, per tanti motivi. E poi le lacrime sono anche lacrime di gioia, certo. Non si piange solo per la sofferenza, si piange anche tante volte di gioia e di commozione positiva, ecco. Stiamo vedendo il programma, ecco, lo abbiamo visto, lo rivediamo, dell'accoglienza di domani, sabato 24 giugno alle 16.30 presso il convento della Sacra Famiglia di Pietrelcina, e poi a seguire la processione verso la parrocchia, a cui seguirà il rosario e la messa. Fra Daniele prima sottolineava questo legame importante che c'è stato tra Padre Pio e il santuario della Madonna delle Lacrime. Voglio anche ricordare, faccio anche come esercizio di memoria, che anche qui a San Giovanni Rotondo nel 2014, quindi quasi 10 anni fa, c'è stata la presenza del reliquiario della Madonna delle Lacrime, un evento importante anche questo. Prima di salutarci, fra Daniele, come si sta preparando allora la comunità di Pietrelcina a questo evento particolare, visto che siamo anche a un mese, sì, 25 maggio, 25 giugno più o meno dal compleanno di Padre Pio, dunque una serie di eventi che comunque radunano tanta gente, Pietrelcina che comunque rimane nel cuore del devoto di Padre Pio. Certo, allora, ecco, nel cuore di Pietrelcina c'è la Madonna. Ecco, sappiamo bene come la Madonna della Libera sia la patrona di Pietrelcina. E il nostro, ecco, la nostra parrocchia, i nostri parrocchiani sono legatissimi alla Madonna. Quindi quando si parla di Maria, quando si parla della Vergine Santa, come Padre Pio ha saputo trasmettere alla nostra gente, ecco, la gente si emoziona, la gente è contenta. E poi quando ho proposto, quando ho iniziato ad annunciare questo evento, tanti di loro sono venuti a dirmi di questo loro desiderio di poter, ecco, venerare le lacrime della Madonna. Quindi già c'era una conoscenza profonda di questo miracolo, di questo prodigio mariano, potremmo dire. E quindi mi ha stupito come la gente, ecco, davvero era entusiasta di questo arrivo. E ci saranno certamente i bambini della prima comunione, ci sarà, ecco, come un po' nelle nostre forme popolari, ecco, accoglieremo la Madonna, ma anche tanti pellegrini che già mi hanno chiamato e mi hanno assicurato la loro presenza. Un momento molto importante, ecco, che condivido anche con coloro, certo, che ci seguono da casa, sarà la notte tra il sabato e la domenica, perché vivremo una notte intera di preghiera e di adorazione, proprio a partire dalle 23 fino al mattino dopo, lasciando poi lo spazio alle sante messe. Tutta la notte ci sarà una notte di intercessione, di consolazione, per pregare per tante intenzioni che ci vengono affidate. Quindi assicuriamo anche la nostra preghiera lì sui luoghi di Padre Pio, davanti alle lacrime della Madonna, per tutti coloro che ci seguono e che si affidano, ecco, alla nostra preghiera in queste lacrime di intercessione davanti a Gesù Eucaristia e davanti al reliquiario prezioso che contiene il segno di queste lacrime di tenerezza della Madonna. Prima di lasciarci, fra Daniele, prima dicevamo a telecamere spente che questa idea nasce nel corso del mese di maggio, giusto, della peregrinazione della Madonna, o forse anche un po' prima. Sì, io ad aprile sono stato a visitare il santuario di Siracusa in modo privato, così, perché ero di passaggio lì per motivo pastorale, e così venerando il quadro della Madonna, venerando l'icona, ecco, mi è venuta spontanea di dire questa idea, no? Chissà se anche le lacrime possono venire a Pietrelcina. Subito ho contattato
contattato il rettore del santuario e si è dimostrato disponibilissimo, ecco, a questo evento. Infatti sarà proprio il rettore del santuario di Siracusa, insieme ad un seminarista, a portare il prezioso reliquiario nella nostra comunità parrocchiale. Lì al santuario mi regalarono una copia, ecco, del Cuore Immacolato, e durante tutto il mese di maggio il Cuore Immacolato di Maria ha visitato le famiglie di Pietrelcina, le famiglie, vari luoghi della comunità parrocchiale, con la preghiera del Santo Rosario. Quindi ci stiamo preparando già da un bel po' di tempo. Perfetto, allora ricordiamo e facciamo vedere per l'ultima volta il programma di questa 3 giorni, 24, 25 e 26 giugno. Il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa sarà a Pietrelcina. Noi abbiamo voluto un po' riassumere il senso di questa peregrinazio con Fra Daniele Moffa, che è l'animatore, potremmo dire così, assieme ai frati presenti a Pietrelcina, di questo importante appuntamento che vi invitiamo a seguire, qualora possiate, ovviamente anche recandovi direttamente nella terra natale di Padre Pio. Fra Daniele, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie di cuore. Grazie a te. E ci rivediamo presto per parlare delle iniziative che coinvolgono la terra natale di Padre Pio, che ci è tanto cara. Grazie ancora a tutti voi. Ora ci fermiamo per qualche istante e poi ritorneremo ancora insieme. Ritorniamo insieme questa mattina dopo aver parlato di questo importante appuntamento che coinvolgerà la terra di Padre Pio, Pietrelcina. Vogliamo affrontare un argomento interessante, molto bello, legato ad una figura, la venerabile Enrichetta Beltrame Quattrocchi. Lo facciamo anche perché è una felice coincidenza, ovviamente non voluta, ci tengo a sottolinearlo in maniera molto sincera, perché ieri Papa Francesco, attraverso il cardinale Marcello Semeraro, ha voluto promulgare il decreto che attesta l'eroicità delle virtù di Suor Lucia, l'ultima pastorella di Fatima. Conosciamo bene la sua vicenda, la quale teorizzò proprio che l'ultimo scontro, lo scontro finale tra Dio e Satana, sarà proprio sulla famiglia. E allora la venerabile Enrichetta Beltrame Quattrocchi entra, potremmo dire, a pieno titolo in questo filone della famiglia così bello, che poi anche attraverso la testimonianza dei suoi genitori è giunta fino ai giorni nostri. E per questo motivo voglio dare il benvenuto a Fra Massimiliano Noviello, che è collegato con noi tramite Skype, postulatore delle cause dei Santi. Grazie. Buongiorno, ben trovato. Grazie per essere con noi, Padre Massimiliano. Allora, la coincidenza è anche legata al fatto che la scorsa settimana, il 16 scorso appunto, c'è stata la commemorazione del transito della venerabile Enrichetta Beltrame Quattrocchi, che è una figura interessantissima, che suscita molte riflessioni. E tu hai parlato della sua vita come una provocazione, in un convegno a lei dedicato, intesa come, cito testualmente, intrigante e come chiamata invitante appunto alla santità. Quello che vorrei chiederti allora per partire è: qual è stata questa santità che la venerabile ha portato avanti e come si è sviluppata? Sì, anzitutto grazie ancora dell'invito e subito dico che nella vita di questa donna, della venerabile Enrichetta, non vi è nulla di confuso, di indeterminato. Se all'inizio ella un po' incerta su che cosa fare nella sua vita, sposarsi o diventare suora, ciò non è dovuto al fatto che nella sua volontà e nel suo sguardo non ci siano chiarezza, ma perché ella si inserisce in un flusso di grazia che cresce sempre più nella sua vita, per cui grazia e vita sono strettamente interconnesse nella venerabile Enrichetta. Enrichetta ha collaborato con la grazia. La grazia si riversava in maniera abbondante e potenziava le sue facoltà spirituali ed umane, e fino poi ad abbracciare con gioia e generosità la sua vocazione appunto ad essere figlia di genitori santi. Vedete, Enrichetta, per parlare, praticava l'ascolto, e l'ascolto la cambiava. Cambiava non soltanto lei, ma cambiava anche l'interlocutore. Da qui si comprende quella sua grande flessibilità mentale. Sapeva mescolare, appunto, mestolino, sapeva trovare i giusti ingredienti per dialogare, per stare con l'altro, e questo lo faceva con la sua personalità forte,
la sua tenacia, la sua indole, con il suo carattere gioioso, ma fermo, di donna ricca di interessi, attenta, curiosa, interessata, e era tutta a disposizione dell'altro. Continuava, pensate, ad accogliere fino all'ultimo istante della sua vita. Era come un braciere che ardeva in un contenitore fragile. Aveva diverse malattie. E quindi, ecco, io infatti ho sottolineato fortemente nel momento del convegno che abbiamo avuto questo forte richiamo al protagonismo del battesimo. Enrichetta, ecco, lo sottolinea fortemente. E il battesimo è la radice di ogni carisma nella Chiesa. E quindi rilancia un cammino di santità aperto non solo ai sacerdoti, ai religiosi, ma a tutti. A tutti, le persone che si lasciano guidare dallo Spirito, non li puoi catalogare, chiudere in uno schema, perché appunto questo è l'alfabeto di Dio. Senti, padre Massimiliano, Enrichetta è stata anche la protagonista di una vocazione particolare, che poi è anche la vocazione di ciascuno di noi, se vogliamo, quella dell'essere figlia, però lei l'ha portata ad un livello, potremmo dire, un po' più alto. Ecco, ti chiederei allora di spiegarci questo passaggio della sua vita. Sì, sì. Enrichetta, io dico sempre, è un frutto maturo all'esterno ma con un nocciolo duro all'interno. Ecco, aveva una volontà forte, tenace, ereditata, sì, ma coltivata anche nei primi anni della sua vita, con la palestra della volontà che si chiama appunto sacrificio. È in quest'ottica che si comprende anche, come tu dicevi, questa nuova vocazione e che ha fortemente richiamato il cardinale Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Il prefetto ha detto in quell'occasione della presentazione del mio testo, ecco, quella di Enrichetta è una vocazione non catalogabile negli schemi tradizionali della vita cristiana, ossia la sua vocazione è la vocazione ad essere figlia. Ed Enrichetta lo sapeva che era la figlia di santi, di genitori santi, ma soprattutto visse fino in fondo il suo essere. E quindi Enrichetta rilancia, ecco, il ruolo della famiglia, perché la sua vita è un tessuto di grazia, intessuto però con la famiglia, cioè la venerabile non si può comprendere se non in ragione della famiglia. Certo. Per cui la famiglia non è solo il luogo dove diventare santi, ma è lo strumento per diventarlo. Giustamente tu richiamavi il fatto di Suor Lucia, e infatti alla chiamata del Signore non si risponde solo in famiglia, ma con la famiglia. Certo. Papa Francesco dice: o ci si salva tutti insieme o non ci si salva. Quindi la famiglia è la cellula primordiale oggi, purtroppo, in una cultura dove domina l'individualismo. Ecco, l'individualismo. Enrichetta diventa in questo senso una provocazione, un'alternativa, ecco, per una vita buona, bella, piena, sensata. E ha realizzato quello che noi diciamo, ecco, volendo utilizzare una frase del Concilio Vaticano II, quella sintesi tra contemplazione e azione, tra fede e vita, tra tradizione e modernità. Insomma, ha realizzato, ecco, l'unità di vita, che oggi a noi è tanto difficile. Molto interessante, ecco. Sì. Senti, padre Massimiliano, noi l'anno scorso in queste ore stavamo vivendo il 10° incontro mondiale delle famiglie e i coniugi Beltrame Quattrocchi, i genitori di Enrichetta, erano posti come patroni particolari, come modello, ecco, a cui le famiglie dovevano e devono continuare ovviamente ad ispirarsi. Allora vorrei chiederti, visto che il tempo corre e che purtroppo siamo quasi in chiusura, a partire dall'esperienza della vocazione dell'essere figlia, ovviamente, come abbiamo avuto modo di capire, di Enrichetta e dei suoi genitori, dei coniugi Beltrame Quattrocchi, stiamo vedendo anche l'immagine nel nostro schermo, come possono le nostre famiglie oggi, in questo tempo così travagliato, prendere spunto da questo modello, potremmo dire da persone che ce l'hanno fatta? Ecco, passami questa espressione. Certo, dico subito che questi coniugi non hanno cercato fuori dal matrimonio, ma dentro il sacramento, la forza della grazia che li abitava, ecco, hanno scavato a fondo nella grazia del sacramento del matrimonio per rispondere alle esigenze quotidiane della vita,
perciò è un fortissimo invito ad attingere alla ricchezza che già hanno gli sposi nella vita cristiana. E quindi mettere al centro la vita matrimoniale, la vita coniugale, la vita familiare, perché questa è una ricchezza, ecco, per tutto il mondo. Il messaggio, ecco, che questi coniugi, questa famiglia benedetta da Dio lancia a tutti è proprio questo. Questi coniugi hanno fatto il bene che potevano fare e lo hanno fatto bene, cioè con la cura del somma del dettaglio. La cura somma del dettaglio. E qual è? Anzitutto l'ascolto del nascituro, il diritto alla vita. Hanno ascoltato, quando c'era questa gravidanza difficile, il diritto alla nascita di questa bambina che era impossibilitata secondo le condizioni cliniche del tempo. E poi col mettere Dio e non l'io al primo posto nella vita coniugale, nella vita matrimoniale, perché sapevano molto bene, sapevano che poi la grazia avrebbe realizzato questa fusione di cuori in Dio. E abbiamo tanti motivi su cui riflettere, Padre Massimiliano, a partire da questa vicenda così bella che stamattina abbiamo voluto per certi versi tratteggiare. Ci sarebbero tanti e tanti altri motivi su cui riflettere, sì, ovviamente, a partire dalle esperienze di vita di questa famiglia. Noi però purtroppo dobbiamo salutarci e ci diamo però, Padre Massimiliano, appuntamento in futuro per continuare a parlare. Grazie. Di queste tematiche così importanti. Nel frattempo io però ti ringrazio di cuore per essere stato con noi. Grazie a tutti e buona giornata, pace bene. Grazie, ringraziamo Fra Massimiliano Noviello Cappuccino, postulatore delle cause dei santi, autore anche di numerose pubblicazioni su Enrichetta, Beltrame Quattrocchi e sui suoi genitori beati. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme. Just Today, e lascio lo spazio a Don Francesco Armenti alla rubrica Dritto al Cuore. Ieri abbiamo parlato del fenomeno mistico della fusione dei cuori avvenuta in Padre Pio il 19 marzo 1912, fenomeno che lui descrive in una lettera e che abbiamo letto ieri. Lui stesso dice che il suo cuore scomparve perché divenne un tutt'uno con il cuore di Gesù, con il cuore del Signore. E questo cuore unito il suo cuore unito al cuore di Gesù gli procurò una gioia intensa e profonda che non poté mai contenere. Quando dicono che Padre Pio era un uomo, un religioso triste, burbero, era un uomo reale, vero, autentico, verace, ma il suo cuore era pieno di gioia, perché nel suo cuore palpitava il cuore di Dio. E guardate che Dio non vuole palpitare solo nel cuore di Padre Pio, piuttosto che nel cuore di Madre Teresa di Calcutta, piuttosto che nel cuore dei grandi santi, di Caterina da Siena, di Santa Teresa d'Avila, di San Giovanni della Croce, tanto per, diciamo, citare dei santi mistici piuttosto famosi. Padre Pio, Dio vuole palpitare, il cuore di Gesù vuole palpitare nel cuore di ogni uomo, nel cuore di ogni persona. Basta accoglierlo, basta abbandonarsi in Lui. E questo fenomeno della fusione dei cuori ci spiega oggi, ma non solo oggi in questo tempo, ma già prima, perché la gente sale qui su questo monte. Sì, molte volte ci capita di sentire che la gente viene qui per chiedere un miracolo, per chiedere una guarigione. È giusto,
è umano, è cristiano. Ma fondamentalmente la gente sale a San Giovanni Rotondo, come sale a Lourdes, come sale a Fatima, piuttosto che a Padova, perché attraverso Padre Pio vuole incontrare il cuore di Gesù, vuole sentire il cuore di Gesù. La vita dal cuore di Gesù, vuole essere riscaldato il cuore, a volte raffreddato dalle amarezze, dalle incomprensioni, dal dolore, dalla malattia e dalla sofferenza, dal cuore di Gesù, cuore che ha sofferto e patito le sofferenze dell'uomo. Padre Pio scrive a Padre Agostino il 23 agosto 1916 queste parole: una turba di anime assetate di Gesù mi si piomba addosso da farmi mettere le mani nei capelli. Una turba di anime assetate di Gesù. E Padre Pio ben volentieri si è consumato per dissetare questa sete di Gesù. E l'augurio che faccio a voi, che faccio a me, diciamo a conclusione di queste riflessioni sulla devozione al cuore di Gesù da parte di Padre Pio, perché ciascuno di noi possa appunto non solo dissetarsi dell'amore di Gesù, ma possa aiutare chi ha sete del cuore di Gesù, dell'amore di Gesù, possa aiutare a dissetarsi di questo cuore che è amore, che è misericordia, che è pace. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti. E con la rubrica Un minuto con Padre Pio chiudiamo questa puntata di Just Today. Grazie per l'attenzione, ci rivediamo domani. Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella grande chiesa di San Pio da Pietrelcina con il libro di Padre Marcellino Iasenzanino, La missione di salvare delle anime, testimonianze, il padre. Ecco, quante volte abbiamo ascoltato dalle testimonianze che anche voi ci scrivete, anzi vi esorto a continuare a scrivere. Voi vedete sempre questo indirizzo di posta elettronica, ecco, racconteremo le vostre storie, ecco, cambia vita. Quante volte abbiamo ascoltato questa, abbiamo letto questa espressione di Padre Pio, cambia vita, ad esempio quando gridò ad un penitente che attribuiva invece agli altri i suoi insuccessi e le sue tristezze, e Padre Pio gli diceva cambia vita, ecco il cambiamento di vita. C'è una testimonianza che ci racconta proprio Padre Marcellino, chiaramente non era questo il periodo dell'anno perché faceva molto freddo, a differenza di questo periodo, ecco, di giugno, ma era dicembre del 1960. Molti figli spirituali erano saliti a San Giovanni Rotondo proprio per porgere un momento, per stare, ecco, ritagliarsi un momento di festa proprio con Padre Pio al termine della giornata. E allora a sera, racconta Padre Marcellino, come si era solito fare, Padre Pio si affaccia alla finestra della cella per salutare la piccola folla che si radunava puntuale nel prato antistante e quindi dargli la buonanotte. L'aria era rigida, il freddo si faceva sempre più pungente. Padre Pio li saluta, li ringrazia, alternava così saluti, ringraziamenti, lo sventolio del suo fazzoletto, premuroso soprattutto, gli accorava una raccomandazione: andate a casa, figli miei, non prendete freddo, buonanotte. E mentre, ecco, fa questa, ecco, sta dicendo queste parole, mentre, racconta Padre Marcellino, il benedicente tracciava su tutti ancora il segno di croce, si sentì aprire la porta della cella
e un confratello introdusse un figlio spirituale che non è menzionato. Molto legato a Padre Pio da affetto che veniva anche contraccambiato, però il padre immediatamente, racconta Padre Marcellino, si gira quasi stizzito e racconta: noi che gli stavamo intorno ci accorgemmo che era rimasto piuttosto contrariato nel vedere questo figlio spirituale a cui era legato anche affettuosamente. Allora, riprendendo il dialogo con la folla, quindi si girò di nuovo verso la finestra, verso la folla, cambiando totalmente tono, si fece severo e disse: se salite a San Giovanni Rotondo per ridiscenderne come siete arrivati, allora è meglio che non ci venite per niente. Disse queste parole. Il messaggio, più che alla folla, chiaramente era diretto alle sue spalle, al figlio spirituale che era entrato nella sua cella, che Padre Pio aveva salutato in modo sbrigativo. Infatti lui immediatamente uscì dalla porta e andò via. Meravigliati allora di questa insolita freddezza, i frati che erano con lui nella cella glielo fecero notare, ma lui rispose: deve ringraziare Dio che non l'ho trattato peggio.